fa ricorso. Sul servizio di istituzione farmaceutica. E abbiamo il dottor Marcello Taranzi e il dottor Giovanni per due brevissime parole su un curriculum che vedo nutrito di attività sempre rivolte al mondo della farmacia e della sanità, anche diciamo in senso più generale. E brevemente, quindi, il dottor Marcello Taranzi, dottore commercialista e avvocato, e entrambi collaborano con lo studio Pannarini di Bologna, penso, correggetemi se sbaglio. E quindi il dottor Taranzi si occupa di consulenza fiscale, contenzioso tributario, contrattualistica e consulenza societaria e diritto commerciale. È consulente in numerosi comuni per quello che riguarda la gestione societaria delle farmacie normali, quindi vi traccio, diciamo, vi metto in evidenza quelli che sono proprio dal punto di vista dell'attività legati agli aspetti legati al mondo farmaceutico. Nonché consulente di Federfarma Servizi, esperto del Sole 24 Ore in materia farmaceutica e autore di numerose pubblicazioni, di cui alcune monografie, ma anche pubblicazioni sulle riviste scientifiche, sempre in materia di diritto commerciale, societario e tributario. Dal 2004 professore a contratto di contabilità e bilancio presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna e collabora inoltre anche con il Politecnico di Milano come docente di alcuni moduli di business law nell'ambito del MIP Master Impresa e Professione. È anche membro del collegio sindacale di numerose cooperative, società per azioni bancarie, alcune delle quali fanno parte sempre del mondo farmacia. Spero di non aver saltato. Dottor Giovanni Trombetta, dottore commercialista, si occupa di consulenza fiscale, analisi di bilancio e gestione delle farmacie. Svolge attività di ricerca nell'ambito della ICT, cioè tecnologia dell'informazione e comunicazione applicata, questo è un aspetto che interessa tanto i farmacisti, applicata sempre nell'ambito appunto della farmacia. Consulente di varie associazioni regionali e provinciali, di titolari di farmacia, consulente di Federfarma Servizi. Svolge attività didattica e divulgativa continuativa con partecipazione a seminari, convegni, serate di studio e anche ECM per farmacisti. Incarichi di consulenza da numerosi comuni per la gestione e dismissione anche in questo caso di farmacie comunali. Autore di svariati scritti, anche monografici, sempre sul settore farmacia e sanità. Ho capito anche troppo, lascio la parola a chi sarà sicuramente più interessante di me. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie, ovviamente ringrazio l'ospitalità, l'università per l'ospitalità e ringrazio anche Agifarmacia per l'invito. Diciamo questo, non parliamo, in platea vediamo un sacco di ragazzi che studiano farmacia, qualche titolare di farmacia, e ovviamente immagino che il tema delle liberalizzazioni possa in qualche modo interessare, che a prescindere dal fatto che nella vita si pensi di fare il farmacista titolare piuttosto che il collaboratore, piuttosto che una carriera dell'industria, piuttosto che una carriera all'interno della struttura ospedaliera, comunque sia la regolamentazione del settore farmaceutico è di interesse per tutti. E allora io l'avete già vista perché prima è scappata la slide, ma mi prendo sempre degli appunti mentre faccio le presentazioni e mi ricordo sempre che devo cercare di essere da un lato rassicurante, parlo degli studenti, ma anche quando parlo in particolare, da un lato rassicurante, dall'altro cercare anche di essere originale. Allora, essere rassicurante è molto facile, basta leggere i giornali, quello che si legge in questi giorni, i titoli che leggiamo a seguito di quello che è stato deliberato come progetto di legge da parte del governo, ovviamente per tutti c'è la preoccupazione di capire dove porterà questo disegno di legge e oggi cercheremo insieme, io farò lo sforzo, di cercare
cercare di capire quali possono essere. Infatti ho parlato di ragionamenti controfattuali, sapete che un ragionamento controfattuale è qualcosa che si basa su un'ipotesi di quello che potrebbe accadere, potrebbe essere accaduto, ma in realtà non è ancora accaduto o non è accaduto. Ecco, noi dobbiamo ragionare e immaginare un futuro che ancora non esiste. Quindi faremo un esercizio appunto di ragionamento controfattuale. Sul piano del dire invece qualcosa di nuovo è più imbarazzante, perché qualcuno di noi che di questo settore si occupa da tanto tempo del tema delle liberalizzazioni in particolare e dell'ingresso, diciamo, della riforma dell'ammissibilità all'interno della proprietà delle farmacie di soggetti che non siano farmacisti, ne parliamo da parecchio tempo. Io ho fatto una collezione di slide di nostre vecchie presentazioni, sono insieme al collega Giovanni Trombetta nel 2002 avevamo scritto un libricino a seguito dell'approvazione della legge 405 del 2001, che è quella che ridefiniva la centralità del sistema farmaceutico, attribuendo alle strutture pubbliche la distribuzione di numerosi medicinali direttamente ai pazienti senza transitare dalle farmacie. E da allora, ritrovando una serie di presentazioni che abbiamo fatto nel tempo, ci siamo accorti che un sacco di cose che abbiamo detto e scritto in questi 15 anni in realtà oggi sarebbero quasi tutte attuali. Allora, avevamo parlato appunto della possibilità di decanalizzazione della farmacia. C'era questa bellissima immagine di una presentazione del collega Trombetta di tanti anni fa sul fatto che la farmacia era, diciamo, il farmacista doveva cambiare mentalità e parlare di farmacia, passare dall'idea della farmacia come valore di avviamento all'idea, e quindi la mucca da portare al macello, all'idea invece della produttività del reddito, e quindi l'animale, la longitura per la produzione del latte. C'erano alcune riflessioni sulla problematica dell'assenza di capitali o dell'incapacità di accumulare capitali nel sistema farmacia. Abbiamo parlato di farmacia a un costo, dell'avvento dei generici, della scadenza dei brevetti intervenuta tra il 2012 e il 2014, che ha portato a un crollo dei prezzi medi dei medicinali dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, e tutta una serie di altri ragionamenti che brevemente cercherò di riassumere per porre alla base delle mie riflessioni di oggi. Però la grande forza del farmacista è che non si fa mai soffrire dagli eventi, cioè nonostante di quello che sta accadendo se ne parli da tanti anni, io dico 15, ma sono 15 anni che ne parlo io, c'è gente che ne parla da 20 o 25, in realtà ancora siamo riusciti a trovarci in una situazione in cui ci sembra una novità imprevista ed imprevedibile. In realtà davanti a queste novità, davanti a queste riforme autorizzate, riforme legislative, l'unica cosa che viene dal passato e che è utile ricordare è quella che lo sforzo deve essere quello di comprendere i fenomeni prima di criticare, arrabbiarsi, esserne contenti. La prima cosa è cercare di comprendere i fenomeni, e quindi noi, il nostro sforzo sarà quello di comprendere, di cercare di comprendere, lo sforzo che farò io, il fenomeno che si sta verificando. Allora, la farmacia sta attraversando da un po' di tempo, ma si avvia con la riforma che è in questo momento avviata, il suo iter parlamentare, che non sappiamo quando sarà approvata, si avvia ad uscire da un territorio economico che si chiama, è chiamato da una certa letteratura mediocristiana. Qui cito Nicholas Nassim Taleb, questo è il saggio di robustezza e fragilità, ma sostanzialmente il libro si chiama Il Cigno Nero, forse ne avete sentito parlare, a voi studenti ne consiglio vivamente la lettura. Divide il mondo economico in due categorie, anzi il mondo in generale, il mediocristiano e l'estremistano. Il mediocristiano è rappresentato dalla distribuzione normale, una distribuzione che è rappresentata semplicemente dalla sua media. Il mondo dell'estremistano, che è il mondo delle grandezze economiche, invece è rappresentato da una distribuzione estremamente diseguale delle grandezze. Si fa sempre un esempio che credo che lo renda comprensibile: l'altezza. L'altezza è una tipica grandezza da mediocristiano, perché il più alto degli uomini possiede una piccola frazione della somma totale dell'altezza di tutti gli uomini. La ricchezza è il classico esempio invece di estremistano: il più ricco degli uomini probabilmente possiede più della metà delle ricche, o comunque i primi uomini, 10 uomini più ricchi del mondo, possiedono più della metà delle risorse del pianeta. Quindi la differenza tra i due modelli economici è che uno è il membro più tipico, il membro più rappresentativo, è mediocre, non mediocre come giudizio negativo, ma rappresenta, si avvicina alla media, moda e mediana nelle distribuzioni normali che uccidono, e la distribuzione normale è rappresentata dalla sua media e dalla varianza, con due variabili, con due dati, la distribuzione viene rappresentata. Il vincitore, cioè chi ha la fetta più grande, ha sempre una fetta piccola, è dominata dalla tirannia del collettivo, e è un mondo facile da
prevedere. Il movimento dei pianeti, ci sono tutta una serie di, piuttosto che la probabilità dell'altezza di un figlio, o cose di questo genere, sono relativamente semplici da prevedere. L'estremista, il mondo delle grandezze economiche, invece è caratterizzato da una variabilità estrema e una incertezza e imprevedibilità estrema. Il vincitore prende tutto, la regola del Pareto è che il 20% di una qualunque distribuzione paretiana, il 20% dei soggetti detiene l'80% della variabile di riferimento. Il 20% della popolazione mondiale detiene l'80% delle risorse mondiali. All'interno di quel 20%, il 20% di quel 20% detiene l'80% della richiesta di quell'80% di così come per la settimana aula. È soggetto a accelerazione, le cose accadono improvvisamente, il totale può essere frutto anche solo di pochi elementi da osservare, non è la somma di tantissime piccole operazioni ed è difficilissimo da prevedere. La farmacia da oggi vive in questo mondo, la più grande delle farmacie non è molto diversa dalla più piccola delle farmacie. È vero che tra una farmacia urbana che fa 500.000 euro di fatturato e una in città che fa 1,5 milioni sembra che sia una grandezza immensa, ma pensate alla differenza tra un Pizzicagnolo e Auchan, piuttosto che Coop Adriatica, piuttosto che Icona, piuttosto che altre grandi strutture di distribuzione. La distanza è immensa, mentre invece all'interno delle farmacie la distanza è relativamente contenuta. E vi do un esempio concreto, ne parleremo. Allora, in Inghilterra la più grande catena di farmacie ha 2.000 farmacie e possiede il 18% delle farmacie totali. 18% delle farmacie totali, ci potremmo aspettare che quel 18% di farmacie detenga molto più del 18% del volume d'affari del fatturato complessivo della catena. In Norvegia addirittura, dove fu liberalizzata completamente la proprietà, in pochi anni una catena aveva raggiunto più dell'80% del totale delle farmacie, in pochissimi anni, e quindi l'antitrust norvegese è intervenuta obbligando a una scissione e adesso la catena più grande possiede il 40% delle farmacie che ci sono in Norvegia. Non esiste in Italia, in cui la proprietà delle farmacie è regolamentata, una situazione di questo genere. Quali sono i punti su cui la riforma oggi conta di incidere? I punti principali, vado velocemente perché ce ne parlerà dopo il collega Prometta, sono sicuramente la forma giuridica, cioè l'introduzione di società in cosiddetta forma di società di capitali, la rimozione del limite provinciale. Sapete che oggi una società di farmacisti, oltre a poter avere come soci solo farmacisti, può avere fino a 4 farmacie solo all'interno della provincia dove ha sede. È prevista la rimozione, il direttore oggi deve essere un socio, è prevista la possibilità che il direttore sia anche un soggetto non socio, è consentito l'ingresso, sarà consentito una volta che venga approvata la riforma, se verrà approvata così com'è, perché stiamo parlando di cose approvate, non solo perché non sappiamo che effetti avrà la riforma, ma perché non sappiamo come sarà anche prescritta la riforma dopo l'iter parlamentare. Ma diciamo, se fosse quella che oggi abbiamo l'ingresso del capitale, cioè la possibilità di soci non farmacisti, e l'assenza di qualunque limite numerico. Oggi c'è il limite di 4 farmacie, un domani non ci sarà limite numerico, e quindi la possibilità di creazione di catene. Capite bene che questa trasformazione determina un cambiamento radicale, un passaggio dal mondo del medio cristiano che oggi al mondo dell'extremista. Ciascuno di noi poi fa il suo esercizio di mettere i like e i non like su ciascuna di queste caratteristiche. Io adesso non voglio fare una riflessione su questo, adesso non voglio dire cosa mi piace, cosa non mi piace, ma voglio proprio cercare di capire cosa implica ciascuna di queste modifiche. Perché la vera domanda non è se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno, ma la vera domanda è che cosa c'è all'interno del bicchiere. Se devo bere il calice, il problema non è quanto liquido contiene, ma che liquido contiene. Può essere l'oro, può essere tavernello, scusate, può essere un grande lampadesco, un barolo, Gaia mi finirebbe se lo sapessi che l'ho chiamato barolo, oppure può essere anche veleno, può esserci dentro di tutto, fino a che non lo sperimentiamo sappiamo cosa c'è dentro. E quindi parlare di ingresso del capitale in farmacia in realtà il capitale è un'ipostasi, come il mercato, è un'espressione figurata che in realtà non rappresenta qualcosa di concreto. In realtà capitale può implicare molte diverse ipotesi di accesso alla proprietà delle farmacie. Esiste il capitale industriale, cioè l'investimento delle farmacie, in alcune realtà nel mondo esiste l'investimento del capitale delle farmacie da parte di industrie, possono essere industrie farmaceutiche, o industrie che operano nel mondo della salute, o industrie che operano in settori completamente diversi. MCI, non compreso altrove, sapete che in tutte le statistiche c'è sempre alla fine c'è la categoria altri, MCI, altri non compreso altrove. Oppure può essere il capitale finanziario, cioè quei soggetti che investono in un qualunque settore, non sono interessati al tipo di investimento che fanno, ma sono interessati al rendimento che quell'investimento
essere ammazzati denari, tu mi devi garantire un certo rendimento. La differenza tra questi due tipi di investitore è grande, perché se io sono un'impresa industriale e mi compra un altro industriale e io sono una persona che ha 200 dipendenti nell'amministrazione o nella logistica, mi compra un altro industriale e probabilmente i miei 200 dipendenti mi vanno a casa perché lui e i suoi che fanno lo stesso mestiere. Se invece sono la stessa azienda con i miei 200 dipendenti e mi compra un fondo che di mestiere non fa l'industriale, non ha 200 amministrativi o 100 persone impiegate nella logistica per fare il lavoro, quindi l'ingresso di questo secondo capitale all'interno della mia azienda potrà determinare qualche alterazione della struttura, ma comunque non significa modificazione di funzioni rispetto a funzioni che ha già l'investitore. Capite che queste due tipologie di investitori hanno conseguenze completamente diverse per come verrà gestito l'attività, il business dell'impresa acquisita e per che cosa succederà a coloro che all'interno di quella realtà vivono e lavorano. Poi c'è, lo chiamato capitale distributivo, questo è un termine da bocciatura, diciamo, di economia aziendale o di economia internazionale, è nel senso il capitale che fa capo agli distributori intermedi di medicinali, i grossisti, che possono essere in molti paesi del mondo, i grossisti medicinali sono catene integrate che hanno anche la proprietà di farmacie. E quindi c'è la possibilità concreta che ci siano soggetti che operano nella distribuzione intermedia dei medicinali come grossisti che vogliono, desiderino entrare all'interno della catena delle farmacie. Potrebbero essere distributori nazionali o distributori anche internazionali o multinazionali. Ancora una volta, questo tipo di capitale è un problema ancora diverso. Stiamo parlando di un'integrazione verticale, cioè in una filiera distributiva che ha una produzione, una distribuzione intermedia, una distribuzione finale, avremo un'integrazione tra distributore intermedio e finale. E quindi un modello organizzativo non solo della singola azienda, ma anche dell'intera filiera medicinale è completamente diverso. Infine, c'è il capitale convertito, non sulla via di Damasco, ma convertito nel senso che fino ad oggi non si poteva, ma i creditori delle farmacie, se venisse liberalizzata la proprietà, potranno convertire i loro crediti, specie in quei casi in cui questi crediti sono divenuti inesigibili, potranno convertirli in capitale, in bonus, quando la farmacia va bene, ma può essere una persona che ha partecipato finanziando l'acquisto della farmacia e che fino ad oggi è un creditore e che domani può diventare socio. Può essere un fratello che a seguito di una successione è rimasto creditore di una liquidazione e che invece può diventare socio della farmacia, ma può essere anche un creditore che ha prestato, come dice il padrone, il suo denaro a piangere, il prestito a piangere quando io presto il denaro e poi il creditore non paga, il debitore non paga, il creditore piange. E questo è successo purtroppo a molti distributori ed è successo anche a molti finanziari che hanno prestato male, molto male il loro denaro e quindi si trovano ad avere oggi dei crediti verso farmacie che essendo modificato il mercato, quindi avendo un reddito inferiore rispetto a quello che avevano al momento in cui ricevettero il prestito, oggi fanno fatica a restituirlo. Tra avere un credito inesigibile che vale poco e avere invece una quota di capitale dell'azienda, voi capite che c'è una bella differenza. Quindi sicuramente ci sarà un grande interesse da parte di molti creditori di farmacie in difficoltà nel convertire questa realtà, questo capitale, in quote societarie. Segnalo anche che la legge fallimentare è quella che regolamenta l'insolvenza delle imprese, la crisi delle aziende, la legge fallimentare prevede proprio in alcuni articoli la possibilità per il debitore di proporre ai creditori la conversione del debito in capitale. Quindi anche oggi registriamo l'esistenza di numerose procedure concorsuali che riguardano farmacie, in quella sede potranno avvenire conversioni. Questi due tipi di capitale si possono sovrapporre perché tra coloro che hanno crediti in difficoltà nei confronti delle farmacie non ci sono solo finanziatori post integrati, ma ci sono anche distributori di medicinali che hanno concesso lunghe dilazioni di pagamento alle farmacie, quindi fornendo le farmacie, concedendo il pagamento a 120, 180, 360 giorni. Chiaramente io mi continuo a rifornire durante l'anno e metto insieme 12 mensilità da pagare, si trovano ad avere un credito verso le farmacie che potrebbero essere tentati di convertire in capitale di proprietà. Poi c'è un altro capitale di cui non abbiamo parlato, che è un capitale che è il più importante, di cui si parla molto nella letteratura moderna, che è il capitale reputazionale. Ovviamente è un calamuro, non stiamo parlando di un capitale che entra in farmacia, però approfittando del gioco di parole facciamo una riflessione sul capitale reputazionale. Oggi addirittura nella legislazione bancaria, nel risk management della normativa bancaria c'è l'obbligo di verificare i rischi reputazionali da parte del risk manager. E quindi in Italia ne parliamo molto dal punto di vista dell'attività bancaria, ma in realtà in tutto il mondo le grandi aziende
aziende si pongono il problema proprio del cosiddetto capitale reputazionale, il valore che dà a un'impresa la propria reputazione. E allora, se andiamo a esaminare il problema del capitale reputazionale, la stiamo facendo una botte di ferro, ma è una botte di ferro come Attilio Rego. Perché erano io ho fatto due licei, ho fatto la ricerca, farmaci su Google, farmaci lobby, farmaci a casa, viene fuori un po' di tutto, no? Quindi diciamo, in realtà il mondo della comunicazione da qualche anno lavora per disintegrare il capitale reputazionale della farmacia. Ciascuno di voi può avere la sua opinione su quanto valga il capitale reputazionale della farmacia italiana. Sicuramente nessuno di voi può negare che c'è anche un sistematico attacco alla reputazione dei farmacisti, che poi sia meritato o non meritato. Le posizioni possono essere che fosse meritato prima il lustro e che quindi oggi è giusto parlare male, oppure che invece fosse meritatissimo il lustro e che oggi è sbagliato parlare male, ma nessuno può negare che l'immagine nell'immaginario collettivo della farmacia è stata sistematicamente oggetto di attacco negli ultimi anni. E allora mi permetto, siccome c'è stato questo oggettivo fenomeno di disgregazione di una parte del capitale reputazionale della farmacia, mi permetto di aprire una parentesi sul giornalismo, sul modo in cui diamo le notizie, non il giornalismo nel senso di giornalismo, sul modo in cui riportiamo le notizie, perché ci sono due modi diversi per dare le notizie. C'è il metodo di Don Basilio, questa è l'area Calumnia, Calumnia Venticello, e quasi qualcuno di voi si è divertito a leggere l'ultimo libro di Umberto Eco, l'ultimo romanzo che ha ambientato in un giornale che produce la cosiddetta macchina del fango, che scrive molto bene certi meccanismi. E poi c'è invece la stampa It's the Power of the Press, che forse voi siete troppo giovani perché non sono tutti figli di Humphrey Bogart, ma il del finale è il potere della stampa bellezza, non si niente che ci possa fare, il simbolo del giornalismo indipendente, e il bellissimo motto del New York Times o del New York City Print. C'è un modo sbagliato di dare notizie e un modo corretto. E veniamo al modo sbagliato. Da qualche settimana, quasi mese, circola prima su internet, poi è stato fatto oggetto di pubblicazione sui giornali ed è stato anche posto come argomento principale tra le ipotesi di liberalizzazione della pianta organica delle farmacie, uno studio pubblicato su un sito che non citerò, ma che si intitola Valutazione d'impatto della riforma delle farmacie, che parte da un presupposto e dice c'è una differenza di prezzi tra farmacie, parafarmacie e core medicinale all'interno della grande istituzione organizzata di circa il 33%, per cui dice se noi togliessimo la pianta organica, improvvisamente i prezzi dei medicinali scenderebbero tutti tra il 15% e il 33% immediatamente. E questo studio è uscito sul Sole 24 Ore Sanità ed è stato uno degli elementi che sono stati posti alla base della proposta di liberalizzazione. Allora io a questo Don Basilio lo manderei dietro alla lavagna col cappello da somaro. Perché? Perché i dati che cita sono i dati di uno studio messo pubblicato dall'Associazione dei produttori di medicinali senza obbligo di prescrizione, che fa riferimento ai prezzi medi dei medicinali nei vari canali, cioè la differenza del 30% non è uno sconto. Adesso quando arrivo alla fine di questa slide, forse chi non sarà chiaro lo avrà chiaro. Semplicemente mi dice che mediamente i farmaci senza obbligo di prescrizione nel loro complesso, quindi sia i OTC, quelli che si può fare pubblicità, sia i farmaci cosiddetti da consiglio o SOP, mediamente costano 7,8 euro a confezione. Quelli che sono in farmacia costano mediamente 7,9 euro, quelli che sono nella grande distribuzione organizzata costano mediamente 5,9. Questo è quel gap del 30%. Ma questo non ci dice che l'aspirina costa il 30% almeno a Coop, e non ci dice che un altro qualunque medicinale, il paracetamolo piuttosto che il profene, piuttosto che un altro che il naproxeno sodico, non ci dice niente sulla differenza di prezzo del medesimo prodotto con la medesima forma farmaceutica, via di somministrazione, eccetera, eccetera, nei due canali diversi. Ci dice solo che in media i prezzi dei due canali sono diversi. E allora andiamo a vedere come sono fatti questi due canali. Anzitutto vediamo che le referenze di cui parliamo sono 2500 circa, ma che guarda caso, li troviamo la regola paretiana, guarda caso l'80% è fatto, del mercato è fatto da 400 prodotti. Quindi le prime 400 confezioni coprono l'80% del volume d'affari. Il 98% è dato dalle prime 1000, quindi la metà dei medicinali commercializzati coprono praticamente il 99% del valore.
Quindi, anzitutto cerchiamo di capire cosa è venuto in un canale e cosa è venuto nell'altro. Guardiamo i livelli di concentrazione però. Le prime 10 prodotti sono il 20% nel canale farmacia e parafarmacia, sono quasi il 30% nel canale grande distribuzione organizzata. I primi 20 passiamo dal 30 al 40, i primi 50 passiamo dal 47 al 58. Quindi vuol dire che con 50 prodotti nel corner all'interno della grande distribuzione organizzata si fa il 60% del fatturato. All'interno della farmacia questa concentrazione è molto inferiore. Se sviluppassimo, che è lo studio che è su cui si basa quella proposta di liberalizzazione, lo dimostra chiaramente, se sviluppiamo questo valore la concentrazione è sempre più elevata all'interno del canale della grande distribuzione e un pochino più elevata anche all'interno del canale parafarmacia. Questo significa che la concentrazione dei prodotti è molto maggiore nel canale della farmacia. La farmacia è quella che si chiama un'ampiezza di gamma maggiore. Allora facciamo una riflessione insieme che credo renda chiaro a tutti il meccanismo. Supponiamo che all'interno del supermercato io vado a guardare sulle scansie. Trovo 1500 pezzi di vino in cartone, al prezzo medio di 2,50 producono questo fatturato. Se vendo il vino al gallone, 3,8 litri, ci saranno le bottiglie da un gallone che sono 500 pezzi a 3,70 euro, vino di denominazione di origine controllata 1000 pezzi a 4,20 euro, spumante 500 pezzi a 9,70 euro. Totale 3500 pezzi, il fatturato complessivo è 14.650, il prezzo medio dei prodotti venduti in questo supermercato è 4,19 euro. Andiamo a prendere un'enoteca, troveremo i top, grandi vini pregiati, spumanti, champagne, vini esteri, alla fine il numero di prezzi molto minore, quando vendono 3500, quando vendono 405, un fatturato non così inferiore, alla fine il prezzo medio dei vini venduti in enoteca è di 23 euro. Sono dati non reali, sono dati supposti, però è spiegato, nessuno che abbia un minimo di competenza economica aziendale direbbe che il supermercato costa un ottavo dell'enoteca, perché sappiamo che questo campione di prodotti è completamente diverso da questo. Quindi quando si dice la differenza tra prezzi medi, che tra l'altro spesso sono rilevati sul prezzo consigliato e non sul prezzo effettivamente praticato, perché gli sconti vengono applicati al momento della vendita, quindi in realtà non ci dice niente sulla differenza di convenienza dei due canali. Cioè, se voi farete la tesi di laurea e farete un calcolo di questo genere, o il vostro professore non vi fa laureare, o se il vostro professore con la rivista vi fa laureare, alla prima rivista peer review dove mandate lo studio ve lo cestinano. I calcoli vanno fatti. Con questo non sto dicendo che la farmacia sia più o meno conveniente, non lo so, ma sicuramente so che quei dati sono dati sbagliati. Un'altra cosa, la liberalizzazione porta con assoluta certezza la riduzione di prezzi e benefici ai cittadini. Questo è un altro credo che si legge tutti i giorni sui giornali. Allora io andiamo a vedere che cosa si dice in giro per il mondo di questo ragionamento. Questo è uno studio fatto dal Dipartimento della Salute dell'Austria su commissione di un gruppo di farmacisti danesi, uno studio comunque fatto da una struttura pubblica, che ci dice che ha fatto l'analisi di una serie di casi di liberalizzazione dove le loro che sono avvenuti in Europa nell'arco di un lungo periodo di tempo, ci dice che the regulation in the community pharmacy sector cannot considerably influence medicine prices. Non c'è prova che la liberalizzazione nel settore delle farmacie porti a riduzione di prezzi. E questo è il Dipartimento della Salute dell'Austria. Questa invece è una signora che rappresenta l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha presentato un documento al Global Forum on Competition che si è tenuto nel febbraio del 2014. Quindi parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non parla Marcello Carlusi o il presidente di Agifar o il preside dell'università. Parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità presenta una serie di studi sulle liberalizzazioni dei medicinali e ci dice, in estrema sintesi ancora una volta, che non c'è nessuna evidenza empirica di correlazione tra la liberalizzazione e il calo dei prezzi dei medicinali. Anzi, addirittura ci sono degli studi sugli ovissimi, un paio di studi, sono gli ultimi due che vi ho indicato lì, non sto a citarli perché a volte poi si legge le slide, si va a vedere, in cui si dice che in un periodo in cui i prezzi dei medicinali addirittura erano calati del 30% in media, il prezzo degli OTC era cresciuto nonostante la liberalizzazione. Quindi non è assolutamente vero che c'è una correlazione immediata tra liberalizzazioni e calo dei prezzi.
Quindi prima di dire le cose, andiamo a imparare e cercare di capire i dati che cosa ci raccontano. Poi qualcuno dirà, io ho degli altri studi, benissimo, esaminiamoli tutti insieme, ma non partiamo con questo preconcetto. La regola è, prima ascoltare, esaminare, apprendere e poi comprendere. Non si può comprendere senza apprendere tutto, no? E riprendiamo, scusate l'interruzione, riprendiamo il filo del nostro discorso. Allora, sapete che un altro grande tema oggi per le farmacie è quello del problema di porre paletti all'ingresso del capitale in farmacia. Si paventa da parte di qualcuno l'ingresso del capitale della comunità organizzata, del capitale della comunità organizzata, fa dove vuole e non ha bisogno di riforme legislative, ma diciamo in realtà oggi ci sono una serie di paletti che già esistono. Anzitutto ci sono controlli pubblici, la farmacovigilanza piuttosto che il controllo dell'autorità sanitaria, gli obblighi della farmacopea, tutta una serie di obblighi della deontologia del farmacista, ci sono una serie di strutture e di strumenti che garantiscono in un qualche modo la correttezza dell'attività professionale. Poi ci sono degli strumenti, poi qualcuno dice, ma il capitale, la forza economica del capitale può imporre al professionista di comportarsi non secondo la coscienza professionale, ma secondo la cultura imprenditoriale. Può essere, è vero, però già il nostro sistema contiene delle tecniche per prevenire i conflitti di interesse. La legge 362 del 91, che forse è stato studiato, se avete fatto tecniche di legislazione farmaceutica, prevede all'articolo 8 lettera A l'incompatibilità dei produttori di medicinali che non possono essere operati in farmacia, e la riforma non modifica questa legge. Quindi se anche sarà ammessa l'ingresso del capitale, a norme vigenti, se il progetto di legge lo importa così com'è, i produttori di medicinali non potranno acquistare farmacie. Allo stesso modo, anche la legge dice che è incompatibile il titolare di farmacia, quindi i comuni, che sono titolari di farmacia, non potranno essere soci di società titolari di farmacie private, a meno che non siano comuni che hanno dismesso la propria titolarità. Poi ci sono le incompatibilità dei professionisti sanitari. Il medico non può avere il medico piuttosto che l'odontoiatra, piuttosto che altri professionisti sanitari di quell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, non possono partecipare agli utili della farmacia e quindi non potranno sicuramente essere soci di farmacia. Ancora una volta ho la legge che prevede i conflitti di interesse. Inoltre, la norma, così com'è, il nostro articolo 7 della legge 362 prevede che le società di gestione di farmacia abbiano oggetto esclusivo, per cui la grande istituzione organizzata, che sia una cooperativa, che sia un consorzio, che sia una multinazionale, non può comprare farmacie, dovrà costituire una società per l'acquisizione di farmacie. Quella società potrà fare solo quel mestiere. E siccome nel diritto societario ci sono delle regole che responsabilizzano gli amministratori e chi svolge di attività di direzione e coordinamento, chi è amministratore di una società che fa solo gestione di farmacie dovrà occuparsi esclusivamente della correttezza della gestione di quelle farmacie e non cercare di interessi altri ed esterni rispetto alla gestione di farmacie. Sono poi tutti paletti che non hanno impedito ovviamente la Sparmalat o IVA, quindi sono paletti il cui valore purtroppo si misura poi in concreto a seconda di come vengono applicati, come viene verificata l'applicazione. Però in astratto questi paletti esistono. Allo stesso modo il diritto societario ci dice che se a me è vietato comprare quell'oggetto, non lo posso fare neanche se lo compro non io, ma una società che io controllo, ma una persona che compra per conto mio, ma una società fiduciaria che si intesta il bene, ma in realtà il bene è di pertinenza mia. Quindi dal diritto societario ci viene che probabilmente chi non può essere proprietario di farmacia non lo potrà fare neanche attraverso una società partecipata dietro la quale schermarsi. Poi ci sono i limiti antitrust, abbiamo visto l'esempio della Norvegia. Nel nostro paese, come in altri paesi, non sono vietati i monopoli in quanto tali, ma sono vietati gli abusi delle posizioni dominanti, sono vietate le intese restrittive della libertà di concorrenza, ma sono anche soggette all'autorizzazione le concentrazioni che portano ad accumulare in capo a un solo soggetto una quota rilevante di mercato. E da noi viene generalmente considerata quota rilevante il 20%. Quindi nel sistema italiano ed europeo in generale, si dovrebbe, l'autorità antitrust, se vorrà fare il suo mestiere, dovrà prevenire la formazione di catene che rappresentano non solo a livello nazionale ma anche a livello di singolo mercato locale quote di mercato superiori al 20%. Infine, nel dibattito parlamentare si ipotizza anche l'introduzione di ulteriori limiti e paletti, però già oggi bisogna ricordarsi che ci sono numerosi paletti nella legislazione. Poi ragioniamo anche che l'ingresso del capitale porterà sicuramente una serie di benefici alla gestione delle
farmacie. Anzitutto il problema delle gestioni ereditarie, che oggi privilegiavano il figlio farmacista e creavano problemi per il figlio farmacista che non poteva succedere nella proprietà della farmacia, è un problema che sarà superato. Perché, mi permetto di fare un inciso, sapete che si critica tanto il tema della delazione ereditaria delle farmacie, nella nostra Costituzione c'è un articoletto che tutela la proprietà privata e dice che c'è il diritto alla successione ereditaria per i beni di proprietà. Quindi se io possiedo una casa, è un diritto dei miei figli avere l'eredità, se io possiedo una farmacia, è un diritto dei miei figli avere l'eredità, se io possiedo la fila, è un diritto dei miei figli avere l'eredità. Quindi non fa scandalo il fatto che le aziende si trasmettano per l'eredità. Prego. Sì, è un diritto, ma una licenza statale non credo sia un diritto averla in eredità. Non credo sia un diritto sulla Costituzione. Certamente, però non sono d'accordo. Certamente, però mi posso lasciare la struttura in cui ho investito, è giusto lasciare, certo. Io, ma la licenza in quanto tale credo che debba tornare allo Stato come essa è stata data. Questo è un altro argomento. L'argomento tecnico che io sto usando è il valore economico di quell'azienda, tant'è che in tutto il sistema la grazia di questa prestazione non sarei arrivata. Però l'argomento tecnico che sto usando è che non è nelle aziende di famiglia, la Comunità Europea, con una direttiva del 1994, impone agli Stati membri di favorire la successione delle aziende di famiglia perché le aziende di famiglia sono considerate un valore tutelare. Quindi quello che vi dice è perfettamente corretto, ma l'argomento del fatto che sia scandaloso ereditare un'azienda di famiglia è un argomento tecnicamente errato. Anche perché quando lei restituisce la concessione allo Stato, l'articolo 110 del testo unico prevede che il nuovo titolare che fa un concorso e vince deve pagare il diritto di avviamento. Quindi lei potrà restituire la farmacia, ma chi subentra, che entra in una farmacia già avviata, deve pagare al precedente titolare l'avviamento. Quindi questo è previsto dal regolamento della concessione. Quindi l'argomento non è l'argomento della successione nel senso di continuare a fare quel lavoro, ma l'argomento di ottenere un valore economico che è stato accumulato in vita da una persona che ha amministrato un'azienda è tutelato anche in caso in cui la concessione venga restituita. Sarei esattamente arrivato al punto, la ringrazio per la domanda perché mi aiuta anche nel punto. Non sto parlando della prosecuzione dell'attività in quanto tale, sto parlando del fatto che ereditare un valore in famiglia è tutelato dalla Costituzione e la legge prevede che laddove io anche rifaccio il concorso e quindi restituisca, comunque il precedente gestore ha diritto al riconoscimento dell'avviamento che ha creato. Ovviamente ragazzi, scusate, interrompetemi quando volete, è solamente utile non è una lezione frontale, ma è come dire sono ben contento di avere interruzioni. Un altro aspetto rilevante, la soppressione del limite provinciale consente la possibilità di formazione di società anche tra farmacie che magari sono a 3 km dall'altra ma sono due province diverse, che oggi non possono invece costituire società tra loro. Consente di accedere a strumenti innovativi di finanziamento grazie alle produzioni delle società di capitale e ci sono una serie di altri benefici. Uno degli altri benefici che dovrebbe portare la riforma del capitale, e questo forse dovrà si trovare il consenso del vostro collega, è anche forse un po' di meritocrazia, cioè rendere liquida la proprietà delle farmacie e non avere più tutti la stessa, diciamo, identica posizione indipendentemente dai meriti. Forse è un elemento che sarà introdotto da una liberalizzazione della proprietà delle farmacie. All'inizio sicuramente il valore delle farmacie in questo momento non verrà diminuito. Ma poi che cosa accadrà dopo? Allora guardate, questo è lo schema in Europa, i paesi a scacchi sono i paesi che hanno dei limiti all'ingresso nel mercato farmaceutico, cioè in cui l'apertura di farmacie non è completamente liberalizzata. I paesi senza scacco sono completamente liberalizzati e abbiamo quelli rossi sono quelli in cui c'è la libertà di proprietà, quelli verdi sono quelli in cui invece la proprietà è regolamentata e poi ci sono due paesi, Portogallo e Guarda, non vedo se è un paese in cui venire perché non vedo figli, direi Romania, che sono paesi in cui c'è la libertà di acquisizione ma non di limiti al capitale. Da questa parte invece è della distribuzione dei medicinali all'interno o all'esterno del canale farmacia. Vedete che in realtà i medicinali OTC in tutta Europa o quasi conoscono
un regime di parziale liberalizzazione, non esiste nessun paese d'Europa in cui i medicinali soggetti a prescrizione medica invece transitano anche fuori del canale, nemmeno negli Stati Uniti i medicinali soggetti a prescrizione perché sono fuori dal canale della farmacia. Qua c'è, non mi voglio dedicare, dal 1920 tutti i paesi che hanno adottato provvedimenti di liberalizzazione, qual è la struttura distributiva all'interno dei vari paesi, la quota, la quota di mercato di ciascuna realtà, e in questo qui vi faccio vedere, per esempio, negli OTC la distribuzione, questa è l'Olanda, la fascetta gialla rappresenta la quota di OTC che passa per le farmacie, quella verde è quella che passa fuori dalle farmacie, e questi sono i vari paesi, vedete che in molti paesi è comunque la quota di mercato principale, è quella delle farmacie. Mi restano pochi minuti, mi ricordo sempre di cercare di notificare, perché volevo passare la parola al mio collega, allora vediamo che cosa succede, cosa potrebbe succedere in Italia. Allora, il futuro non è osservabile, però il passato sì. Allora, guardiamo che cosa è successo nel mondo della distribuzione moderna, organizzata, diciamo di ipermercato, in maniera volgare. Allora, tra il 96 e il 2006, questi signori hanno avuto un incremento di quota di mercato dal 35% al 92%. Se andiamo a vedere i dati dal 2000 al 2013, si arriva a oltre a quasi il 60% di quota di mercato sul totale dei consumi commerciali globali. Se andiamo a vedere il mercato del cibo, del food, insomma, degli alimentari, passiamo da un 50% a un 70%, che diventa oggi il 72%. Negli altri mercati, può essere l'elettronica di consumo piuttosto che i dischi, piuttosto che i giornalini, passiamo dal 20% al 35% nel 2006 e per arrivare al 41% nel 2013. Quindi non sappiamo poi se il mercato dei medicinali sia un mercato simile all'alimentare o se sia un mercato simile ai prodotti specialistici o a prodotti diversi dall'alimentare. Per cui quello che noi possiamo registrare è che nell'arco dal 96 al 2013, ricordo che nel 1998 c'è stata la liberalizzazione del commercio, il cosiddetto decreto Bersani 114 del 98, dal 96 al 2013 una quota di mercato che era del 36% è diventata al 60% di MOSA per distribuzione moderna organizzata. Noi la chiamiamo GDO, ma loro si chiamano cioè grande distribuzione organizzata, invece loro giustamente che conoscono il valore della parola dicono DMO, distribuzione moderna organizzata, e dal 36 al 60 nel cibo, dal 50 al 72 nel non food, dal 20 al 43. I dettaglianti, 53% nel 96, arrivano al 28% nel 2013. Oggi assistiamo alla rifioritura degli esercizi di vicinato, ma sono esercizi di vicinato in cui dovrebbe certificato alcune zone dove non c'erano, torna la distribuzione di vicinato, ma fatta dalla distribuzione moderna organizzata. Qui troviamo i negozi delle varie catene di ipermercati anche a livello di vicinato, ma non troviamo solo gli esercizi. E infine vi faccio vedere un aspetto rilevante, questo è la crescita del prodotto interno, del fatturato all'interno degli Stati Uniti nel mondo farmaceutico dal 2000 al 2010, 120 miliardi di dollari la crescita, il 40% di questa crescita è andata sulle catene, solo il 9% alle farmacie indipendenti, poi c'erano un po' di supermercati, perché queste sono catene di farmacie, diciamo. Un po', anzi un bel po', alla vendita per corrispondenza, allora Mailor, però forse vendita online, vedete la quota di mercato, se sommate la distribuzione delle catene e la distribuzione diretta o dall'industria o modello Amazon, faccio per dire, vedete che quota significativa di quell'incremento nell'arco dei 10 anni. Ho ben stagli la torta, perché chi di voi ha letto la stessa incontrata, dico no, mi stagli la torta, lui fa tre fette, due così, e l'altro è il resto della torta, non avete visto la mia immagine. E infine un altro dato, questo è l'evoluzione dei punti vendita di negozi dal 96 al 2006, 615.000 circa esercizi nel 1996, qui non vedo 664.000 nel 2006, ma se andiamo a vedere l'alimentare, dal 206 diventano 177. Nella distribuzione moderna organizzata da 1659 andiamo a 2600 circa. Quindi mentre chiudono 30.000 esercizi di vicinato, aprono circa 3.000
esercizi che fa che raggiungono però una quota di mercato oltre il 50%, ma aprono 3.000 punti vendita di grande distribuzione organizzata. Questo è un dato oggettivo di un effetto di una liberalizzazione che c'è già stata. Poi possiamo essere contenti o non contenti, ognuno ha la sua opinione di andare a comprare qualunque cosa all'interno dei supermercati, però questo è un dato di cui tenere presente, perché io spendo qualcosa di meno a comprare forse, a comprare un prodotto, però forse, c'è un rischio libro che si chiama effetto Colmar, che andrebbe studiato, forse a monte di quello sconto che faccio a me come consumatore, dall'altra parte se io sono lavoratore, fornitore di quella struttura, mi trovo poi a mia volta tagliato il mio reddito nel momento in cui gli vendo dei prodotti o faccio l'agricoltore o produco qualcosa, o addirittura non mi trovo niente, perché come è successo con Walmart, la metà dei fornitori nell'arco di 5 anni o aveva chiuso o aveva dovuto delocalizzare. Walmart è la più grande catena, la conoscete adesso perché era in Italia tra poco. E mi avvio a concludere, il pensiero di sintesi è, abbiamo visto che sono 10 anni che parliamo di questa, delle ipotesi di liberalizzazione del mercato della farmacia, e oggi la cosa ci coglie un po' di sorpresa, un po' tutti di sorpresa. E quindi probabilmente, forse il nostro peggior nemico siamo sempre noi stessi, che teniamo la testa sotto la sabbia, questo vale per qualunque settore, nel caso specifico parliamo delle farmacie in generale, il nostro peggior nemico siamo noi stessi, perché alla fine tardiamo a renderci conto delle cose fino a quando non è troppo tardi. Vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola a voi. Quando faceva la slide del vino del supermercato, del vino dell'enoteca, c'era una grande differenza di qualità. E nel farmaco, in teoria, che sia venduto in farmacia e in parafarmacia, nella GDO non c'è differenza di qualità. Per cui questa cosa del prezzo... No, perché il prezzo medio è un dato che riguarda, nel nostro caso, 2.500 referenze. Io non ho detto, infatti se ti ricordi io a conclusione non ho detto è vero o non è vero che al supermercato costi più o meno, dico che 30% non è la misura, perché il ragionamento è, se io prendo un campione di pochi prodotti rispetto a 2500, se io rispetto a 2500 prodotti ne commercializzo 1000 o solo 500, leader, non è detto che i leader siano i prodotti che hanno il prezzo più alto. E certo che il prezzo di partenza dell'aspirina piuttosto che di un qualunque fermento lattico o di un integratore è lo stesso in entrambi, e la qualità è la stessa perché il prodotto è lo stesso. Però, basta dire, però, per esempio, faccio un esempio stupido, facciamo l'esempio del VVC. Coppa, il prodotto a marca privata, che lo vende a meno, ma non è il VVC, è un prodotto a marca privata, che non vuol dire che sia di maggiore o minore qualità, ma è un prodotto diverso, che per scelta di posizionamento vende a meno. Nelle statistiche di Coop vanno dentro anche le vendite di quel prodotto che in farmacia non trovo, ha capito? Quindi non è, io non ho detto che il supermercato costa più, è probabile, in realtà vedremo la prima competenza che in molte farmacie si trova lo stesso la possibilità di avere prodotti a prezzi concorrenziali rispetto alla grande istituzione, ma nella media è certo che il prodotto medicinale, se nel supermercato si scelgono pochi prodotti e si fa una grande campagna, come si fanno le farmacie la stessa cosa, si ottengono le questioni di prezzi. Io dico che quel 30% che si dice, perché lo studio diceva, siccome i prodotti hanno un prezzo medio pari al 30% in meno, allora liberalizzando si ottiene il 30% di risparmio su tutti i medicinali. Questo è l'errore, non è il fatto che sia più o meno conveniente. E se lei ragiona sulle parafarmacie, lo capisce ancora meglio, perché non è credibile che il valore medio delle parafarmacie, perché mentre era una grande organizzata sicuramente la capacità di fare acquisti, non è credibile che il potere di acquisto delle parafarmacie sia superiore a quello delle farmacie. Quindi si capisce che quel dato è dato dal fatto che certi prodotti magari ad alto costo la gente non li cerca nelle parafarmacie, perché va a cercare l'aspirina, non mi fa mal di testa, un prodotto dermatologico, eccetera. Ci sono cose che non si fanno perché non è il tipo di consumo, senza togliere rispetto alla qualità. Assolutamente, anche il tavernello può essere un vino di grande qualità se non mi piace, quindi non voleva assolutamente essere diminutivo rispetto, cioè il tavernello se lo vedi non te che sei un tavernello di mani. Grazie. Grazie. Dopo aver
tracciato un pochino gli aspetti macro con Marcello Carabucci, vediamo di vedere quello che potrebbe essere un aspetto micro, cioè più vicino a una singola farmacia. Nella presentazione che mi è stata fatta mancano due caratteristiche che ovviamente non si possono scrivere. La prima, grande intenditore di calcio. La seconda, un soggetto che quando lavora si diverte, perché lavorando raccolgo degli entusiasmi. Questo è l'augurio che rilascio a voi e spero anche di riuscire insomma ad essere un po' curioso. All'inizio fu scontro. La prima caratteristica qualche dubbio ce l'ho. Insomma, adesso c'è chi mi conosce più, va bene. Vedete, fate all'inizio fu scontro. Se avete sentito un pochino il dibattito pre-formulazione del DDL, la Guidi dice, io sono il ministro dello sviluppo economico, quindi ci penso io, ma io, Lorenzin dall'altra parte, io sono ministro della salute, quindi prima di tornare alla farmacia dovrei passare sul mio corpo. Guidi dice, io sono più ministro di te e della tua rete aperta, non ne posso tenere conto e non sono disposto a modificare niente. Che cosa è successo? Proposta articolo 41, che è quella misura per incremento della concorrenza della distribuzione farmaceutica, non tanto sull'articolo 41, questo erano le bozze prima del DDL, vorrei soffermare un attimo sugli elementi per la relazione illustrativa, laddove si dice la volontà dell'introduzione dell'articolo 41 è quella di consentire l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata. Quindi l'obiettivo è molto chiaro. Nell'articolo 42, anche qui tralasciamo il testo della legge, ma gli elementi per la relazione illustrativa erano quelli di aprire al mercato delle parafarmacie e dei corner la vendita dei medicinali di fascia C. Che cosa fa la Guidi? Dice anche, attenzione, non andate a inventarvi ricorsi chissà dove, perché ci penso io. Sul punto va innanzitutto escluso che una scelta legislativa in tal senso possa in qualche modo contrastare con le risultanze della giurisprudenza più recente e fa riferimento alla giurisprudenza europea e alla nostra. E ci dice anche che la volontà è quella di ricondurre la distribuzione dei farmaci al diritto alla salute, così come è previsto, quindi a evitare qualsiasi ricorso verso la Corte Costituzionale. Quindi c'è un inquadramento ben preciso. Guardate che tutto questo avviene in un contesto, prezzi medici ne ha parlato bene prima Tarabusi. Ma in realtà, sapete che cos'è CTA? È un centro studi della Federazione di Piccoli Imprenditori Artigiani, quindi se vogliamo molto vicino al mondo dell'imprenditoria, che io come commercialista conosco bene. Che cosa dice? Premesso il buon Bortolussi, che è il presidente, il segretario, dice, premesso che noi siamo a favore di un'economia più aperta che combatte le rendite corporative parassitarie, sono passati dal monopolio pubblico che funzionava poco e male a vere e proprie oligarchie privati che hanno fatto pagare il conto di questa operazione ai consumatori finali. E fa, nel sostenere questo ragionamento, questa è roba di gennaio, per sostenere questo ragionamento porta due esempi e dice, come dicevamo più sopra, solo nella telefonia e nei medicinali le liberalizzazioni hanno contribuito a ridurre i prezzi delle tariffe. Cioè sostanzialmente dicono, guardate, le liberalizzazioni non servono a niente, però in due casi sono servite e i due casi a cui fa riferimento sono telefonia e medicinali. E infatti dice, guardate, da chi è stata introdotta, hanno della liberalizzazione, la libertà di mercato, la gestione dei prezzi sui medicinali e prodotti farmaceutici, al netto dell'inflazione il prezzo è calato del 12%. Anche qua c'è un errore tattico. Perché? Perché nel fare l'analisi dell'andamento dei prezzi tenete presente che la fonte è studi CCA su dati Istat e fonti varie, quindi non è possibile verificarla. Però nel dire che i prodotti siano medicinali e prodotti farmaceutici significa che il prezzo c'è già migliorato in fascia A. In fascia A, grazie alla generazione, ha avuto un crollo di prezzi di fustella che è indipendente dalle logiche di mercato. Cioè è tutta un'altra cosa. Però voi capite che all'interno di questo contesto è difficile muoversi. E quindi come è finita la partita? Una non è disposta a cambiare niente, l'altra piuttosto passa sul mio corpo, salomonicamente, calcisticamente direi che è finita 1-1. Un articolo l'abbiamo tenuto così com'era e l'altro è stato cassato totalmente. C'è andata bene o c'è andata male? Al sistema della farmacia è andata fatta bene o è andata fatta male? Voi sapete che un po' i farmacisti tendono a ragionare per slogan e quindi io all'indomani del DDL
stavolta mattina ho ricevuto diverse telefonate. Allora, ma tu sei per il capitale o sei contro il capitale? Già tanto dalla voce prima ci ha spiegato che il capitale non è tutto uguale. Capitale industriale, capitale distributivo, capitale da conversione. Oggi abbiamo imparato anche il capitale reputazionale e il capitale finanziario. Non è tutto uguale perché hanno interessi di presupposto che sono diversi. Allora dicevamo, l'articolo 42 è sparito e il 42 è diventato 33. Quali sono le modifiche? Guardiamo l'articolo 7 della legge 32, quella che immagino il minimo, è il perno cellulare della titolarità della farmacia. Allora, il comma 1, al comma 1 che cosa viene introdotto? Sostanzialmente le società di capitale. D'altra parte l'avevamo visto nella relazione, questo è quello che si voleva. Al comma 2 viene abrogato che cosa? Il fatto che possano essere soci della società farmacisti iscritta all'albo della provincia in cui ha sede, e questo è assolutamente lineare al fatto di poter introdurre un socio capitalista. All'articolo 7 l'attuale regime prevede che la direzione possa essere affidata solo ad uno dei soci, questo ne aveva parlato anche prima, tra l'altro quando diceva che esistono già dei parenti, in questo caso la direzione della farmacia, nell'ipotesi di modifica così come è stata disegnata, la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso, quindi non importa più che sia socio, potrebbe da strato avere una società detenuta da persone giuridiche che affida la direzione tecnica e economica della farmacia ad un direttore, quindi a un collaboratore direttore, che non è più socio, necessariamente deve essere socio. Il regime attuale del direttore, quando si verifica il suo carico, non è cambiato, quindi dal punto di vista dell'etica comportamentale del direttore non si modifica niente. L'abolizione, l'abrogazione del l'ultimo comma, ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie, come abbiamo sentito prima, decade. Da questa panoramica se ne sono sentite un po' di tutti i colori. Ve ne racconto due che abbiamo raccolto in questi giorni. La prima è: ho sentito dire che il capitale entra a gamba tesa nello scenario delle farmacie. La domanda è un'entrata a gamba tesa? O piuttosto è un'entrata in soccorso a chi è già in campo e si è acciaccato perché magari si è allenato male e poco? Questa è la prima domanda. Qualche risposta cercheremo di darcela. La seconda è: ho sentito dire che il capitale esce dalla finestra perché non è passato la fascia C, la liberalizzazione della fascia C, per entrare dalla porta d'ingresso. Vero, forse è vero anche questo. Aggiungo: sì, però da quella porta d'ingresso c'è una biglietteria e se vuoi entrare paga il biglietto, che già non è poca cosa. Quindi vedete che poi sugli scenari possiamo discutere, ognuno porta il proprio contributo. Un piccolissimo ripasso, allora, perché abbiamo detto che la riformulazione dell'articolo 7 prevede la possibilità di far entrare capitale non laico, quindi non, a me piace parlare delle società speciali, quelle costituite solo tra farmacisti idonei. Allora, in realtà ad oggi il mondo si divide in società lucrative e società dualistiche. Ad oggi una società lucrativa, quindi anche una farmacia è una società lucrativa, può essere gestita solo sotto forma di società di persone, quindi sotto forma di SNC o SS. Tralasciamo le società semplici, non è qua la sede. Volendo potremmo anche avere la società mutualistica e società cooperative, poi magari vediamo un attimo dopo. Che cosa cambia? Che l'apertura alle società di capitali, quindi sempre nell'ambito delle società lucrative, in realtà le società di capitali potrebbero essere società per azioni, comandi per azioni, ma ragioniamo di quelle che tecnicamente saranno probabilmente il futuro, declinazione futura, cioè le SRL, le società a responsabilità limitata, quindi le società a responsabilità limitata unipersonali. Se invece vogliamo fare una distinzione tra la differenza tra un SRL e ad esempio un SNC, se vogliamo qualsiasi foglio elettronico, googolando o computer, troverete tantissime differenze. Io vi dico che in buona sostanza le regole sono le stesse, quello che cambia è la forma con cui ci si manifesta. Se un farmacista prima faceva tutto da solo, aveva due possibilità: o
impresa individuale o all'interno della famiglia, costituendo un'impresa familiare. Oggi il farmacista che vuol fare tutto da solo ha uno strumento in più, quello della SRL unipersonale. Ovviamente parliamo allo stato attuale del lavoro, quindi con il DDL così come è scritto. Ma se invece un farmacista cercasse soci, ad oggi, abbiamo detto, può sicuramente nell'ambito delle società di persona operare come società in nome collettivo, società in una comandita semplice, anche teoricamente come società operativa, in realtà credo che a ieri non esisteva, insomma non è stato costituito questa mattina, posso dirvi, un'introduzione non è riuscita, probabilmente quando si usò la parola cooperativa forse si intendeva qualcos'altro. Cosa succederà se questo farmacista o questi farmacisti cercheranno di associarsi? Beh, insomma potranno entrare nella logica del capitale e quindi occupano un SRL tecnicamente anche con una società per azioni, una comandita per azioni. Se sfogliate queste pagine, tutti vi diranno, ma le società di capitali costano molto di più, sia nella costituzione che nel mantenimento. Questo è un lavoro che ho sfogliato e che credo che si possa in qualche modo replicare, nel quale alla fine l'SRL non è che costa molto di più rispetto a un SRC. L'SRL semplificata anche qui, tralasciamo che può interessare, e anche nel mantenimento non è questa che fa la differenza. Non è che certamente scegliamo un SRC piuttosto che un SRL perché l'SRC costa meno sia nel costituirla che nel gestirla. Le differenze ci sono, ma non sono così significative. Quando leggiamo di un SRL, la cosa più comune che troverete è la non confusione tra il patrimonio personale dei soci e quella della dotazione del fondo sociale della società. Proprio una distinzione, mentre nelle società di persona c'è confusione tra il mio patrimonio personale e quello della società. Se io e Marcello Dalla Musi costituiamo una società di persone per gestire un bar, dovesse andare male, mi dispiace per Marcello Tarabusi perché io non ho un soldo, quindi non mi possono portare da niente, perché è molto più ricco di me, in realtà mi fa l'asportazione dei beni. Perché? Perché non solo siamo illimitatamente responsabili, ma siamo anche solidali nei confronti dei terzi, che in questo caso sono i debitori. Beh, quindi se voi andate a leggere sull'SRL, di che cosa vi parlo? Di una limitazione della responsabilità. In realtà questo, perdonatemi, è vero fino a un certo punto, perché se parliamo di acquistare una farmacia, se oggi volessimo fare un business, entriamo nel mondo del business, beh, la banca non è che non la sa questa cosa. Quindi c'è un documentino che ci fa firmare a fianco all'apertura del conto corrente e dell'affidamento che si chiama fideiussione. Quindi in qualche modo la responsabilità, lo schermo della responsabilità è banale. Certo, se io e Tarabusi fossimo farmacisti sicuramente faremo dei disastri, probabilmente avveleneremo qualcuno e quindi a quel punto di vista limitare il capitale, cioè il rischio del proprio capitale può essere un vantaggio, ma al di là di episodi così clamorosi non ne riesco a portare di concreti. Migliore presentazione dinanzi a banche. Faccio, le banche conoscono molto bene le realtà delle imprese, quindi non è lo schermo di SRL piuttosto che di SDC che in qualche modo mi frega. Possibilità di modificare in maniera più rapida gli assetti societari. Beh, forse è vero, perché se io sono titolare di una quota di un SRL e domani la potessi vendere a Marcello Tarabusi che è commercialista, o a chiunque, insomma, non iscritto all'ordine dei farmacisti, la possibilità sarei agevolato nella ricerca di un nuovo partner. Il discorso dei contributi IMSS riguardano solo le attività dove c'è una vera e propria amministrazione, possibilità di costituirla con un unico socio, questo è vero, nelle società di persona questo non è possibile. Poi ci dicono svantaggi principali, costi di avvio e di liquidazione e chiusura piuttosto elevati. Vi dicevo, vero, ma tutto sommato poco significativo. Costi di gestione elevati, ancora una volta vero ma poco significativo. Maggior numero di adempimenti e maggiori correttezze richieste della gestione contabile. Assolutamente vero. Assolutamente vero. Purtroppo nelle società di persona la confusione tra il patrimonio della società e il patrimonio personale non ce l'ha soltanto, non è soltanto a favore del creditore della società, che come dicevo si può rivalere sul milione indipendentemente sul patrimonio di Tarabusi, ma ce l'ha anche il farmacista, che socio di società di persona confonde il patrimonio della società con il suo e quindi quando ha bisogno di qualche cosa
che sia il conto corrente personale, che sia il conto corrente della società, non sempre ci guarda per il sottile. Beh, nell'SRL questo rigore è molto ma molto più significativo. Non solo, l'impossibilità di prelevare più di quello che è l'utile prodotto. Non solo, se un SRL produce una perdita è necessario generare il capitale e ricostituirlo, quindi rifonderlo. Quindi diciamo un'attenzione certamente maggiore, ma perché questi scrupoli? Perché astrattamente la garanzia dei creditori della società è data dalla dotazione di patrimonio. Quindi se il socio potesse prendere fuori quanto vuole, la garanzia nei confronti dei creditori verrebbe meno. Capitale iniziale per la costituzione maggiore, beh, ragionando sul fatto che, a meno che non fossimo vincitori di un concorso, non del concorso Monti, ma del prossimo concorso, dovessimo costituirci sotto forma di SRL, perché i vincitori del concorso Monti probabilmente tutta questa roba non la potranno fare, anzi tolgo probabilmente non la potranno fare, però se domani fossimo assegnazione di una nuova sede per criterio demografico e la vincessimo dire l'accento, beh, probabilmente abbiamo bisogno di grandi soldi. E quindi capitale iniziale per la costituzione maggiore potrebbe essere un limite, non lo so, certamente se vogliamo comprare una farmacia, anche se il prezzo, come si diceva Taracusi prima, tenderà a rimanere stabile, forse a salire, ma nel tempo potrà anche calare, ma sarà sempre una quota di capitale importante. Quindi il limite di 10.000 euro di capitale sociale, voi capite, fa abbastanza sorridere. Questo è quello che si sente dire in giro. E c'è anche chi scrive che ci sono enormi vantaggi a livello fiscale, cioè la possibilità di costituirsi sotto forma di società di capitali ha vantaggi rispetto alla gestione di società di persona. Io sono di avviso opposto, cioè la tassazione IRES è più bassa rispetto alle aliquote medie dell'IRES, scusate, la tassazione IRES riguarda le società di capitali, la tassazione IRES, la tassazione delle persone fisiche, l'aliquota secca è più bassa. Però se distribuisco l'utile, quell'utile va ad una seconda tassazione. Quindi complessivamente, siccome parliamo di un'azienda in cui tutto l'utile viene prelevato per necessità familiare dalla proprietà della farmacia, il vantaggio è un vantaggio teorico. Poi, se abbiamo in realtà una società sottocapitalizzata, un bilancio patrimoniale, la possibilità di lasciare l'utile con una tassazione ridotta, può essere un vantaggio. Però insomma non è così vero, adesso non mi vorrei confondere le idee, ma insomma chi dice ci sono enormi vantaggi a livello fiscale, non è vero, non è vero. Ci possono essere opportunità, quello sì, ma non è una regola. La gestione aziendale può essere conferita anche a chi non è socio, l'abbiamo già detto, beh, è la grande novità. Oh, poi ho sentito dire che per vincere la partita bisogna andare in rete. Siccome da un po' che si parla di andare in rete, ho paura che qualcuno non abbia capito cosa si intendeva quando si diceva andare in rete. Speravo che l'applauso, questo è centrale. Questa è quella che ha fatto voglia, sì, esatto, ma perché è ringrazio per. Guardate cosa dicevamo nel lontano 2007. Però ad un convegno in cui si diceva, perché là è da poco che se ne parla di questa cosa, no? E si diceva scelte strategiche a Bibbio, perché si parlava addirittura di una messa in discussione della pianta organica e una delle prime difese che portavano al ragionamento era vabbè, con pianta organica tutto sommato forse non c'è bisogno di fare tanto, ma se perdessimo, se il sistema della farmacia perdesse la pianta organica è necessario cambiare il modo di approcciare al mercato, tanto che cominciamo a fare tutta una serie di ragionamenti dicendo ma andare in rete cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto costituirsi sotto forma di gruppo di acquisti e cominciare a fare delle attività comuni che più che sul lato della comunicazione potessero ragionare sul carattere, sulla creazione del valore in termini di distintività. E allora cominciamo a dire, cominciamo a introdurre prodotti a marca privata, efficienza di categoria, l'area fitoterapica, prodotti a marca di catena, cioè cominciare a delle piccole logiche che oggi trovate nella realtà quotidiana delle farmacie, le trovate. Questi gruppi di acquisto poi avrebbero dovuto evolvere in gruppi affiliati, quindi cominciare a ragionare anche sull'area della comunicazione, sempre tenendo alta la creazione del valore. E quindi si ragionava di introdurre test carte fidelity, sempre nella logica di gruppo, non di singolo punto vendita, con qualche attività ulteriore. Per poi arrivare al massimo, che era l'attività partner, dove si riusciva a ragionare anche in termini di grande differenziazione per gestione di tematiche di impatto sociale. Bene, questo era lo scenario che avevamo visto, quindi
gruppi di acquisto per poi arrivare alla logica del bar. Quello che si diceva allora, guardate, questa è una roba che ha 7 anni, è adesione alle campagne promozionali, divisione dei premi con il distributore per quel che riguarda il gruppo di acquisto, divisione dei premi con il distributore, gruppo affiliato, vantaggi da strategie di categoria, gruppo partner finale, guardate che cosa andavamo a mettere, prelazione. Siamo arrivati nel 2007 a dire, guardate che se abbiamo trovato tanta fiducia per le volte dal gruppo di acquisto al gruppo affiliato e dal gruppo affiliato al gruppo partner, vuol dire che abbiamo un'affinità talmente intima che io, titolare di farmacia, sono disposto a concederti un diritto di prelazione per che cosa? Per difendere il capitale, il valore dell'azienda. Si diceva, partiamo da un'ipotesi di 2500 farmacie, un vantaggio potrebbe essere quello di avere un 4% in area commerciale, migliorare la rotazione, ma in definitiva creare una catena di valore per noi aveva senso solo se da un sistema di consorzi di rete, si sarebbe potuto arrivare a una federazione di consorzi che valorizzi il capitale, il valore. La domanda che faccio oggi è, secondo voi, quanti sono i farmacisti che, di fronte a questa opportunità che oggi ci viene data per gli allievi, sono in grado di fare un ragionamento di cedere un diritto di prelazione sull'acquisto della propria farmacia o coinvolgere un partner nella gestione della propria farmacia con una delega così importante? Certo che chi è partito nel 2007, adesso vi mostro una realtà che è iniziata nel 2005, forse questo ragionamento lo riesce a approcciare più facilmente, ma voi che siete materiale più amalgamabile, non vivete di preconcetti. Cioè queste sono le opportunità che oggi il mercato ci dà, che ci piacciono o che non ci piacciono. Noi per esempio cosa abbiamo fatto nel frattempo? Potevamo tranquillamente fregarcene e sbacchiare, però insomma non ci appartiene come cultura e quindi abbiamo creato un gruppo di acquisto, un consorzio, che in realtà che cosa ha fatto? È riuscito nel suo bilancio a raccogliere, al di là dei ricavi che pagano gli stessi associati, i farmacisti, un 73% di contributi dall'industria. Cioè nella tecnica di negoziazione hanno cominciato a introdurre il vuoi entrare nel canale, nel mio canale, nella mia rete, paghi. E, come vedete qua, il 64% di tutto questo investimento, il 25% dei ricavi viene dai contributi della farmacia, il 78% dicevamo da questi primi marketing dei grossisti. Come vengono gestiti poi questi soldi che sono arrivati? Vengono ribaltati in servizi a favore degli associati. Quindi con quel maggiore introito riusciamo a gestire che cosa? Costi di attività che sono tipicamente rivolti esclusivamente agli associati. Questa a sua volta che cosa ha portato? Che oggi questo consorzio è in grado di fornire tutta una serie di servizi che, se il farmacista gestisse in forma personale, quindi a prezzi di mercato, potrebbe acquisire sì, ma a costi non certamente dirette. E guardate per esempio cose simpatiche fatte, tra le altre, siccome si parlava di categorie e in qualche modo di miglioramento delle attività, beh insomma c'è un'attività interessante che è quella di amore. Su dei nomi non ci interessa. Guardate, allora, in realtà l'adozione di questo sistema premiale di contributi marketing ribaltati sulla farmacia fa risparmiare, fa produrre alla farmacia servizi che, se acquisiti individualmente, avrebbero portato costi per 23.700 euro. Acquisiti a modello di rete, come vedete, 7.184. Il che vuol dire che non soltanto a livelli di sconti, e adesso guardiamo a capire cosa significa, ma anche a livello di costruzione di servizi di rete, beh, la gestione collettiva ha portato enormi vantaggi. Anche a livello di sconti, quindi le tecniche di negoziazione non hanno portato a casa solo contributi marketing, ma anche scontistica su IGA più importante. Lo vedete, la differenza tra... Infatti lo sponsor si è interessato quando si è cominciato a guardare le righe degli sconti. Perché? Se i valori medi minimi e i valori medi massimi oscillano tra 28 e 45, 30 e 45, all'interno delle farmacie delle medie rete, dati rilevati dal gestionale, mediamente abbiamo 2 punti in più. Questo cosa vuol dire? Che attraverso le attività promozionali abbiamo spinto
più alti i cali di vendita, dicono loro 6,9%, ma purtroppo io lo prendo per buono perché la prova del contrario non c'è. Abbiamo spinto maggiori margini commerciali, circa 2 punti in più. Abbiamo abbassato i costi di gestione perché quegli stessi sforzi ci costano un terzo. Alla fine che cosa abbiamo fatto? Abbiamo migliorato il risultato operativo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi ragioniamo per un momento del valore della farmacia, voi sapete che il valore della farmacia fino a poco tempo fa era basato unicamente sul valore del fatturato, sul prezzo di il prezzo era basato unicamente sul fatturato. Se la farmacia aveva un fatturato di X, poteva essere X per due volte e mezzo. Poi abbiamo avuto i provvedimenti Bersani e Montidolo, questo fatturato è sceso tra 1 e 1,2, e io faccio una domanda, e se avessimo perso la fascia C, se fosse rimasto l'articolo 42 come era stato proposto dalla Pini, questo valore, ci diceva prima Tarabusi, è stato cassato, la farmacia rimane stabile e forse addirittura crescerà. Se fosse passata la fascia C, abbiamo provato a fare un'analisi e sostanzialmente che cosa diciamo? Che avremmo avuto una perdita di fatturato, un'erosione del margine dovuta anche alla minore capacità di negoziazione centrale della rete e quindi il volume finale sarebbe stato di un valore diminuito teoricamente ante Bersani da 3 milioni di euro, parlando di una farmacia di 1.350.000, saremmo scesi a 1.485 post Bersani, ipotesi di perdita di fascia C a 1.178, dovuto a due motivi: minore credibilità e apprezzamento sul mercato, minore fiducia, minori ricavi, minori margini, cioè tutto quello che ci siamo portati a casa. Quindi in termini percentuali la farmacia avrebbe perso oltre il 20% del proprio valore, che è la differenza tra 1,178, ragioniamo di valori teorici, a 1,485, ragioniamo di valori ancora ottimistici. Sapete che è di questi giorni la notizia in cui nella città di Roma sono state bandite le aste di 3 farmacie, sono fallite, i coefficienti sono dello 0,65 e 0,70, quindi sotto la parità. Vuol proprio dire che in quella zona territoriale in modo particolare c'è grande tensione nel mondo delle farmacie, livello di indebitamento alto, ci sarà probabilmente una facciata sul mercato di tante realtà fallimentari, quindi il mercato sta rispondendo con acquisti a bassa offerta. Dubbio medico quindi, non l'abbiamo ancora capito, ma allora il capitale sì o il capitale no? È vero che è proprio così vero che comunque non ho letto. Abbiamo detto che tutti i soldi non sono uguali, cioè tutto il capitale che può entrare nel mondo della farmacia non è uguale. Che aspettarsi? Beh, certamente i distributori. Guardate che, questo è il sito del gruppo Atleta, loro fanno un modello franchise molto spinto, un elemento molto accattivante di coinvolgimento del farmacista territoriale. Poi c'è Food, che ha la catena più importante in Europa. Poi c'è Conifa, che per esempio aveva problemi di tanti crediti che in qualche modo è riuscita a convertire. Poi c'è Unico, società a metà tra il mondo della distributore di capitale e del mondo rappresentato della farmacia. Oppure il mondo della distribuzione organizzata, beh, è tenuta anche in questi giorni la polemica di Conad. Guardate che non più tardi di 4-5 mesi fa, e qua in sala c'è Ugo che forse abbiamo fatto dire questa cosa, noi immaginavamo, quindi tempi non sospetti, ottobre, di una rete organizzata, che noi la chiamavamo la rete delle reti, proprio perché manca il coordinamento di queste attività, e Federfarma Servizi, che è l'associazione dei distributori di farmaci legati al mondo della proprietà dei farmacisti, un modello di cooperativa di consumo da associare al farmacista, cioè di aprire alle cooperative sociali. Cosa intendevamo in quel momento? Perché c'era qualcosa che mi piaceva, questa realtà tipicamente bolognese, cooperativa sociale dolce, che dice lancia il progetto Assistiamo. Cos'è il progetto Assistiamo? Beh, guardate, innanzitutto percorso assistenziale sanitario e servizi integrativi del percorso sanitario, professionisti coinvolti, coordinatore del servizio, medico, infermiera, fisioterapista, operatore e farmacista. Eppure ci sono cose che ci possono interessare, come la consegna del farmaco a domicilio 24 ore su 24, consegna delle bombole di ossigeno terapeutico, forse la consegna dei pasti, no, così come nemmeno la spesa quotidiana.
badanti quanti sono i clienti che vanno in farmacia e dicono ma non ha più una persona di cui mi posso fidare perché è una mamma anziana. Assistenza notturna e ospedaliera per lo stesso motivo. Insomma, c'è un mondo di interesse che a me coinvolge e vedo che tutto sommato non se ne parla. E c'era qualcosa che mi piaceva meno, perché tra questi partner c'era già il mondo della multinazionale che ci ha messo le mani sopra. Perché vi parlo di queste cose? Perché attenzione, che se il mondo della cooperativa sociale compra una farmacia per provincia, fa la rete domiciliare per tutti i cittadini anziani della provincia, perché tutti che mercato è. Quindi non pensiamo soltanto al capitale come un capitale di conversione, come un capitale industriale o come un capitale di distribuzione. Perché ci sono modelli nuovi che si affacciano e pensate che con la ricetta elettronica dematerializzata arrivare a casa e portare, ma non soltanto poi quello che abbiamo sottolineato, perché pensate di portare a casa il pasto caldo al nonnino che ha 85 anni e che non è totalmente autosufficiente, con l'infermiera che gli rifà il letto, gli pulisce la casa, gli butta via la spazzatura, ma è un valore, è un valore. E tutto questo si può fare comprando una farmacia per provincia. Perché? Perché Partner è un vettore che si sta specializzando nella consegna dei farmaci. Vi porto l'esempio di uno, qua qualcuno lo conosce bene, ma DHL Salute, BRP, sono tantissimi. Allora voi capite che la minaccia è di creare il sistema di confronto con la cittadinanza, con il cliente tipo della farmacia. E ce n'è un altro. Ora, con Marcello disquisivamo se le case di cura potranno farlo. Certamente le case di riposo possono comprare una farmacia e se comprano una farmacia possono attraverso la farmacia diventare punto di distribuzione intermedia, possono comprare i farmaci direttamente dall'industria, saltano la filiera e di tutte queste cose però non se ne parla. A ottobre, nei primi sospetti, lanciavamo questo grido di attenzione, come sempre i diritti di attenzione non vengono mai raccolti, però oggi è una particolarità, quindi quando ragioneremo di paletti non ragioniamo solo pensando alle multinazionali, cioè ragioniamo anche del modello della farmacia. Quindi, voi avete capito, tralasciando tutto il resto, dov'è che vado a pescare? Beh, vado a pescare ovviamente nel capitale di investimento. E allora, le conclusioni dovremmo scriverle insieme, dovreste scriverle voi. Un aiuto però potrebbe prendere. L'ingresso di società di capitali nel mondo delle farmacie potrebbe rappresentare una modalità per neutralizzare lo scappato pericolo. Abbiamo detto prima, se avessimo perso il fascio C, le farmacie potevano valere un 20% di più. Abbiamo detto da 1.400.000 a 1.100.000. Possiamo pensare che i farmacisti oggi siano in grado di prendere la singola farmacia, trasformarla in SRL e fare un'unica SRL? Improbabile. È come trovare un amico bagliato, oppure sono tre amici che decidono di fare una piccola rete assieme. Ma non può essere questo un modello di costruzione di business. Allora, il consorzio che si è guadagnato la fiducia perché ha portato quei risultati, abbiamo detto più 2% di margine, più 6% di vendite, meno 7.000 euro di spese, che cosa può fare? Potrebbe essere il veicolo per dire, fai una cosa, fai finta di aver perso il fascio. Immagina per un momento di aver perso il fascio C. Avresti perso teoricamente 300.000 euro. Dammi a me la possibilità di investire quei 300.000 euro. Andiamo a cercare un partner finanziario, perché ho la relazione, quindi lo posso fare. Non ti posso costringere, ma se siamo davvero così intimi ti riesco a convincere. E di fatto tu che cosa fai? Rimani proprietario e direttore della tua farmacia. Io, consorzio, faccio un pilota del mercato. Quale mercato? Non certamente il mercato etico, non certamente il mercato professionale, ma tutto il mercato commerciale, tutto ciò che sta davanti al banco, d'accordo? Ovviamente l'investitore cosa vuole? Se metti i soldi, ragazzi, voglio rendimento. Poi se portate i vostri risparmi in una banca, la prima cosa che chiedete è sì, ma quanto mi dai di remunerazione? E quindi dobbiamo immaginare di avere parametri di efficienza. L'abbiamo scorso un po' veloce, ma guardando i dati prima, e l'utilità è una grandezza economica che misura la capacità di remunerare il capitale investito prima degli ammortamenti e prima del pagamento delle imposte degli interessi passivi. Quindi, eravamo qua, 7% è un numero che un portatore di capitale finanziario pretende
ma non tutte le farmacie sono in grado di assicurare questo livello. Quindi parliamo di farmacie sane che possono essere coinvolte, farmacie di rete, farmacie sane, ma farmacie con imprenditore avanti, sveglio. Se così fosse, provocazione finale, questo consorzio che è di circa 140 farmacie, che ha un valore medio di 1,28 milioni di euro a farmacia, rappresenta un giro d'affari di 188 milioni. Voi già capite come sia diverso andare a negoziare se rappresento 188 milioni o se rappresento poco più di un milione. Vuol dire che se prendiamo la dotazione 1,2, abbiamo un patrimonio al netto di crediti e debiti e dei vari magazzini collocati in farmacia di oltre 200 milioni di euro. Se l'età degli aderenti dicesse: bene, tutto quello che potevamo perdere col fascia C dimentichiamocelo, facciamo finta di averlo perso, però anziché perdere lo trattamento, lo diamo in mano al gestore di rete, potrebbe il gestore di rete arrivare a capitalizzare 22 milioni di euro da redistribuire in filiera. Voi potete immaginare cosa si possono fare con 22 milioni di euro: ristrutturazione, ammodernamento, allargamento degli spazi, efficientamento in generale. Cioè siamo davvero competitivi su quel modello che vi facevo vedere prima, che tanto mi spaventa. Arriviamo a casa del paziente. Tutto questo rinunciando a che cosa? Secondo questi calcoli ha una quota del 20% del patrimonio, rimanendo titolare di fatto della mia azienda. Bene, questa era l'ultima provocazione per dire che cosa, perché è il momento dei saluti. E come sempre, quando si parla in maniera così importante, ci si può dimenticare dei problemi. Scusate, ma è un momento di debolezza contro quello che accisco. Quando soffio di venti di cambiamento, alcuni costruiscono muri, altri mulini. La preghiera è di fidare a tutti quelli che costruiscono i muri e sanno tutto del mondo e non si sono ancora posti il problema del come affrontare le nuove regole. E con questo davvero concludo e faccio. Siamo a un bivio che ho cominciato tanto tempo fa,
nel 2001, quando la legge 405, che guarda all'inizio l'ho citata, ha portato come principale punto di distribuzione di tutta una serie di medicinali, soprattutto di medicinali innovativi, fuori dalla farmacia. Quindi un primo punto fondamentale è un problema culturale, nel senso che oggi in farmacia esiste un mercato che le farmacie hanno costruito, ma che per la gran parte non è un mercato del farmaco, neanche non solo più di cura dell'acuto, ma anche di cura di alcune importanti patologie croniche. Ci facevano un esempio qualche tempo fa della psoriasi, ci sono medicinali per cura di problematiche croniche che in farmacia non si vedono più. Non si vedono più perché sono medicinali che oggi sono appannaggio esclusivamente della distribuzione ospedaliera. Quindi nelle prospettive, diciamo, nel mondo della farmacia, chi vuole incamminarsi a lavorare nel mondo della farmacia, sia che pensi in qualche modo di aprire la visita, sia che pensi di andare a vivere e lavorare lì, probabilmente avrà bisogno anche di competenze che sono ulteriori rispetto a quella farmacologica. Ma anche quella farmacologica è importante perché l'obiettivo del sistema delle farmacie è quello di riportare una parte di questa perdita culturale all'interno della